Giovanni Gorgoni, commissario a Respuglia. Su quali progetti sta lavorando l'agenzia in ambito cardiovascolare? Beh, per quel che riguarda l'area cardiologica, ma non solo, il 2018 sarà un pochino l'anno dei cantieri, perché in chiusura del 2017 abbiamo messo le basi per l'ottenimento e la costruzione di quegli strumenti che ci consentono di fare veramente reti cliniche e percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali per i pazienti. In sintesi, a fine del 2017 l'agenzia si è dotata di un sistema regolarmente deliberato, un sistema regionale di progettazione, monitoraggio e implementazione dei PDTA, che siano delle cronicità oppure che siano tumorali o quant'altro, ed è un primo strumento. Sempre in fine del 2017 sono pressoché conclusi i lavori di progettazione della rete tempo dipendente cardiologica per l'emergenza e nelle prossime settimane è atteso il lancio e l'avvio dell'attività di implementazione operativa sul territorio, e infine siamo in fase di chiusura dell'accordo con la medicina di famiglia per il Care Puglia 3.0, che è il sistema di presa in carico della cronicità della regione Puglia e che nel primo anno di attività riguarderà le quattro maggiori patologie croniche: scompenso cardiaco, ipertensione, diabete e broncopneumopatia cronico-ostruttiva, che da sole rappresentano il 64% di tutti i pazienti cronici della regione Puglia che, ci tengo a rimarcare, rappresentano il 40% di tutti i cittadini pugliesi. 4 cittadini pugliesi su 10 hanno una patologia, almeno una patologia cronica, e assorbono l'86% delle risorse. Quindi abbiamo gli strumenti, abbiamo le premesse metodologiche di sistema. Il 2018 sarà l'anno del lancio e dell'implementazione operativa di modelli processivi all'assistenza e all'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari. Grazie.